questo spazio enorme poteva ospitare ben oltre i 50 anziani. Abbiamo scelto di stare al di sotto perché oltre a un certo numero le istituzioni, le strutture rischiano di avere un sapore che ci allontana, ecco, da un'idea di cura più familiare, più comunitaria. E in secondo luogo volevamo dare il massimo del comfort in termini di luce, colori, comfort abitativo. Ha il sapore della famiglia, ma è molto all'avanguardia la nuova RSA di Pescaiola inaugurata dalla ASL Toscana Sud-Est, che sarà gestita da Coinè, che ha sostenuto l'intero costo di ristrutturazione, oltre 6 milioni di euro. Siamo contenti perché è una struttura nuova, non solo dal punto di vista, diciamo, tecnico-architettonico, ma anche sotto il profilo del percorsi di presa in carico e assistenziali su una tematica che è quella degli anziani, che è oggi forse il tema con il quale la programmazione sociosanitaria deve fare i conti in modo più frequente. In questo edificio, che una volta ospitava la manifattura tabacchi, oggi hanno trovato posto i 25 anziani che si trovavano nella RSA di Mugliano. Volevamo questo trasferimento, abbiamo fatto una gran fatica a farlo perché c'erano dei lavori importanti da fare. E questi lavori sono stati fatti veramente benissimo, ecco, non è merito mio, quindi lo posso dire, dal punto di vista tecnologico, arredativo, estetico, la cura, il relax, le immagini, veramente un ambiente adeguato che ci ripaga un po' di qualche mese di ritardo che volevamo evitare. 6 i posti invece per il servizio diurno. È una bella cosa, è una cosa che si inserisce tra l'altro in un programma ben più ampio, che è quello del recupero delle periferie degradate, per cui in questa struttura verranno investiti ulteriori denari che ci ha elargito la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che verranno veicolati attraverso la cooperativa sociale che si è occupata del recupero della prima parte. E quindi verrà un centro molto importante.